Qui viene ben evidenziato il pericolo che corrono i pedoni che sono costretti a percorrere a piedi questo tratto di strada totalmente privo di marciapiede e soprattutto per colpa delle luci delle autovetture che vengono incontro sulla statale, mette il pedone nelle condizioni, oltre che di non essere visto, ma anche di non vedere eventuali ostacoli. Torre a Mare, Complanare Ovest Lato Monte, da alcuni mesi circa 1200 persone di 7 complessi residenziali sono costrette a uscire di casa completamente al buio. Il problema è nato da quando i tanto discussi lavori di ANAS per la sostituzione dei guardrail con i nuovi New Jersey in cemento sulla statale 16 hanno comportato la rimozione dei pali dell'illuminazione che si trovavano al centro della carreggiata, spegnendo di fatto le luci su una zona che conta circa un quinto della popolazione di tutto il quartiere. Una volta resisi conto di quanto stava avvenendo, i cittadini si sono mobilitati con raccolte firme, segnalazioni e proteste, ma il risultato è stato l'installazione di nuovi pali della luce, ma non più al centro, bensì sulla Complanare lato mare, cioè dall'altra parte. Ecco dunque che hanno deciso di radunarsi torce alla mano su Via dello Schiamante, una delle traverse della Complanare, in questo caso non di proprietà di ANAS ma comunale, anch'essa illuminata solo dalle luci dei complessi, nonostante la presenza di pali della luce mai entrati in funzione. Il 22/10/2015, petizione, lettera mandata al comune, la raccolta di tutte le firme dei residents. Ho fatto una telefonata a Televale, alla trasmissione, quando l'ingegner Marzi dell'ANAS presentava appunto il rifacimento dello spartitraffico. In quell'occasione facevo presente della gravità della mancanza di sicurezza che quell'illuminazione, a spurtare via quell'illuminazione, avrebbe portato alle nostre case. Ci sono degli adolescenti che abitano nei nostri complessi che si spostano autonomamente prendendo l'autobus dell'AmTam e la fermata è veramente pericolosa perché non c'è una pensilina, non c'è un marciapiede ed è tutto buio. 2 giorni fa, 3 giorni fa, due ragazzi, due signori. Li abbiamo visti passeggiare un po' dalle sulla 17. strada. Noi abbiamo un po' di timore. Io cammino con la bicicletta, ma non vedo niente la sera, anche se pago le tasse, però non posso Rischiate di camminare. essere investiti. Ha rischiato mai di essere investito? Non una volta, ma parecchie volte. Vorrei capire che cosa ha spinto l'ANAS a illuminare la Complanare Est e non quella Ovest. La questione è finita anche in consiglio comunale con la richiesta di provvedere a installare i pali anche lato monte, ma al momento i lavori non sembrano tra le priorità di ANAS. Italo Carelli, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e residente della zona, ha fatto sapere che i cittadini non si fermeranno qui. Vogliamo risposte prevalentemente da ANAS. C'è stata l'illuminazione della Complanare Est, ci è andata già bene, però noi abbiamo la necessità oggi di sapere da ANAS quando verranno effettuati anche i lavori di illuminazione della Complanare Ovest. Non si può vivere in questo stato di agitazione, in questo stato di insicurezza, sia per noi che per i nostri ragazzi.